Assolutamente.
dire, però ci voglio dire che cosa è che abbiamo portato nell'ordine del giorno, e soprattutto ci voglio dire il giorno comunque. Allora, vediamo, perché se ci sono più candidati di quelli dei vostri disponibili, dobbiamo farci un ragionamento. Assolutamente. Grazie, Presidente, mi scusi. Assolutamente, consigliere Pelliccia. Come abbiamo già ragionato nella conferenza del gruppo, dove la loro per quanto riguarda le decisioni si devono due alle forze che sostengono la maggioranza e la minoranza, ci è stato fatto già un ragionamento con le forze di minoranza, ma anche la maggioranza, dove i candidati che dovrebbero far parte di questo ente vengono individuati dalla figura per quanto riguarda la maggioranza del Consiglio di Borrelli e del Consiglio di Gersi, mentre dalla parte nostra un'indicazione è arrivata alla nomina dell'individuazione del candidatore del Consiglio di Alaia. Questo sono quindi che eventualmente dovrebbe essere verificato a questo punto e non ci sono altri candidature da parte di nessun altro che risultano dalla presenza. Quindi questo è quello che andiamo a valutare oggi rispetto a questo organismo. Grazie.
Renati, Luigi Renati, Marci, Segrario e Sabato. Domenico Marazzo, assente. Rosario. Yeah.
Grazie.
si innova corpo a corpo, quali sono i finali di visione del libro spirituale. Per complessivi euro 8.4 per la decorazione dell'intervento, decreto del Ministero dell'Istruzione 18 del 2017, finanziato dall'Unione Europea. Qualcuno vuole intervenire su questo punto? Possiamo passare alla votazione? Allora, vi invitiamo a votazione. Chi è favorevole alla votazione del quarto punto? All'unanimità dei presenti, chi vuole avere la disponibilità? All'unanimità. Quinto punto, applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 610.000 per il finanziamento dei lavori di adeguamento per finalità scolastica dei locali di ex struttura sintura del greco, concessa al titolo prodotto dal comune. Ratifica della relazione di bilancio di previsione 22-24 adottata a prima di urgenza con le dichiarazioni del sindaco numero 160 del 12 agosto. Chi è che chiede la parola? La parola al sindaco Luigi. È il momento di dire la posso di sindacare il sindaco.
morale molto populistici, non riesce a vedere, non riesce a vedere un campo vostro, partigiano, perché io ci spezzo sopra, ma sono iniziato a pensare che ha ragione, ma non è fatto posto. Cioè, non riuscire un po' posto che non deve venire a collaborare a fare il ruolo di consigliere del comunità. Pero, ¿sí?
Sì, la domanda è semplicemente, solo perché donne io non posso dire di essere vero. Lei innanzitutto mi sta dicendo cosa io posso dire e cosa io non posso dire. Terzo, se qualcuno mi avesse scritto io se lì, magari non mi dico la residenza, non c'è per me lei. Mi scusi, no? Se no, io sto cercando di provare fino a che non me lo testo. Fino a che non me lo testo, perché lo sto cercando. Ma se non me lo testo, la mia ragione è meglio. Però, che agisce di tutto quello che vi ho raccontato, che è qualcosa di reale, è una sera si può scrivere come fa. Oppure voglio dire una cosa, che non ti capite, no? Inizia a sospettare che c'è una progettazione, una ideologia dietro che magari adesso non conosci. Cioè vogliamo farlo funzionare, non so chi non era, o quindi fa funzionare solo quanto una cittadina di maggioranza. Mi scuso con la consigliera Maria Magari, che mi è risposta un po' troppo utile, mi dispiace, però quando la cosa non è la verità, la devo. Grazie. Faccio appello a lei, il prossimo consiglio, lei si deve impegnare.
vogliamo lavorare. Quindi non è colpa della politica, c'è un vero pensiero, un modo di la politica è da cosa, perché già abbiamo votato e abbiamo espresso che si vogliono fare le commissioni, come arrivare a questo. Allora, alla persona o firmiamo un ordine del giorno, che diciamo che questo non si può mai, bisogna mettere le commissioni, così ci mette in condizione di poter lavorare in questa settimana. E poi voglio aggiungere anche una cosa. Il tema che noi oggi trattiamo, ci sono due differenze. Un bene di soldi che viene dato per il finanziamento alle scuole. Poi c'è un altro tema, caro sindaco, che dobbiamo fare una valutazione. Quando noi investiamo soldi dell'avanzo per le scuole, le città, no? Da una parte per i fondi del PNRR, da un'altra parte per i soldi dell'avanzo per fare degli interventi. Le scuole di convocare il sottoscritto di convocare un brevissimo tempo, visto che dobbiamo
fare un'ulteriore decisione, però poi in quella seduta facciamo anche questa sessione di indicazione per il medico componente e sì, per il prossimo consiglio chiediamo che faccia anche questo livello sindacale, giusto per dividere rispetto al problema della commissione. Poi il segretario dovrebbe sottolineare una piccola risposta a non andare con la mente. Grazie Presidente, sono ancora a corollario di verità di quanto il Presidente Cirillo ha già comunicato al Consiglio, perché naturalmente la proposta di liberazione che sarà a riconoscimento e a chiarimento di quanto il consigliere Pinto sta dedicando, la proposta di liberazione da parte dei nostri uffici, della direzione specifica, è già pronta da molti tempo. Il Consiglio poi ha approvato il primo atto. Solo diciamo corollario di quanto c'è al Presidente, a norma dell'articolo 10 del regolamento, questo rispetto ad un atto, ogni gruppo, anche se costituito da un solo consigliere, designa i propri componenti delle commissioni e dà la comunicazione al singolo comitato. Questa condizione non si è ancora verificata. Il terzo comma dello stesso articolo prevede che il singolo comitato, sto un po' parafrasando quanto ha già detto il Presidente, con il proprio decreto costituisce le commissioni consigliari, dando la comunicazione all'assemblea. La prima seduta. Noi siamo per quanto avviene. C'era un ricordo che in un caso sono già presentata la designazione, ma non c'era la verità. Per quanto riguarda l'altra questione, siamo impegnati con il Presidente perché avesse necessità un confronto con la dirigenza del Ministero dell'Ente per la preparazione del piano che sarebbe un nuovo adempimento obbligatorio per legge e che a breve sarà completato e naturalmente per non avere dell'amministrazione perché la legge consentito sarà portata all'attenzione del sindaco prima della qualità dell'organo esecutivo e del consiglio poi in quanto commissione statutaria e per finanziare quindi a breve il consiglio approverà anche lo strumento esecutivo che sarebbe la legge non sarebbe previsto ma sulla base della norma statutaria che questo consiglio con precedente si è dato sarà portato all'attenzione del consiglio e in successione il piano come strumento diciamo di programmazione integrale e naturalmente quanto da lei chiesto sarà uno degli elementi che sarà portato all'attenzione del Consiglio di differenziare lei indicato tra somme impegnate in bilancio e somme effettivamente spese o eliminate, se posso dire corretta. Sarà la reazione che lei di interrozzi. Sono gruppo e sono unico consigliere, vorrei inviare la pubblicazione, perché
mi è piaciuto, devo dire, la maestra, però mi è piaciuto la documentazione che hanno fatto anche Tito, no, sul ragionamento. Una cosa è ragionare sul finanziamento del PNR, sicuramente ci riesce ognuno, e lì ci siamo, tutti i minuti. Ma se si bisogna decidere sugli avanzi di bilancio, sui finanziamenti della legge di amministrazione, quella è una documentazione un po' più corposa. Che è deputata proprio il consiglio delle commissioni, delle commissioni di metropolitano, che così adesso, perché è una decisione proprio politica, no? Non può fare, magari questa apertura di come si potrebbe prendere, questo ci fosse stato fatto, non mi è dubbio che non lo so, quindi non dovrebbe prendere, però chiariamo, se invece questo servizio è costruito una struttura ad hoc, è una decisione anche giusta, veramente molto forte. Ma vogliamo fare un po' vincente nelle commissioni del bar, vogliamo fare un ragionamento della comunità, discuto con la Bagnano, ripeto, ma non so qual è l'argomento, che tu almeno ti ho detto che città metropolitana non deve diventare quella danza di Napoli, quindi non c'è specie, sicuramente non c'è la bella nel suo comune, così posso fare anche altri ragionamenti che ci dicono, però non sono riferito al comune di Napoli. Gracias.
quindi per qualsiasi cosa, anche inerente alle problematiche che sono state il consigliere Piccioli, che riguardano praticamente tutti i consigli, l'ufficio delle legate sono a disposizione per dare qualsiasi chiarimento nelle modi di parlare alla commissione per poi parlare all'interno. Grazie. Ringraziamo il consigliere Cioffi, se non ci sono altri interventi, passiamo immediatamente alla votazione del punto. Quindi, chiede fondo del punto 4, in lavori di costruzione di nuovi edifici di Tessigno, per complessive 8.4. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti, siamo all'unanimità di singolarità dell'atto, chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Ah, guardate, scusa, era per quanto riguarda la regola, chiedo scusa, quindi ripetiamo la votazione, era 1.5, applicazione per quanto riguarda 615 per il presidente, chi è a favore? All'unanimità, invita di sensibilità. Passiamo al punto successivo, che è il punto 6, la ratifica della variazione di bilancio che riguarda le singole stagionali di Siano, corpo aula, lotto B, finanziata sempre dall'Unione Europea e quanto importa da 8 metri. Chi è a favore? Quale punto è il punto 6? Credo che i legati debbano
spiegare al Consiglio metropolitano qual è il motivo della modifica, l'esigenza e con quali criteri e con quali indirizzi. Diceva bene il consigliere, l'applicazione dell'avanzo, io ho un avanzo, applico l'avanzo per la scuola X. Con quale criterio? Può il consiglio metropolitano dare un indirizzo sul criterio di priorità? Tutti hanno bisogno, come abbiamo detto, di applicare l'avanzo. Con quale criterio? Cioè, avete visto un libro? Lo chiedo. Possibile? Quindi, credo che nelle commissioni la minoranza sia minoranza. Non c'è problema. Le commissioni saranno sicuramente presiedute. Sarebbe piacere che il deputato avesse anche la funzione di presidente, magari. Mi farebbe piacere che i decreti del genere modifica il programma triennale delle nuove luci di un programma triennale votato 2 mesi fa, considerato agosto. Mi ricordo l'intervento sul piano generale del consigliere Cioffi, aveva una grande aspettativa, già l'abbiamo modificato, ma c'è qualcosa che praticamente ci spiegare. Qual è il motivo della modifica? Quali sono stati gli impedimenti? E se il Consiglio metropolitano oggi può ratificare? E in che modo ratificare? Credo che sia un'esigenza anche di trasparenza rispetto a quello che sono gli indirizzi. Ma ogni scelta è stata nella minoranza, che può dare un'opinione, che può dare un'esigenza, però mi aspetterei anche il criterio di trasparenza. Nello stesso applicazione dell'avanzo, nell'esempio e finisco del prelievo a fondo di riserva per pagare le profonde bilancio delle rocce. Quel perché il criterio? Qual è il criterio? Sicuramente potrebbe essere cronologico, sicuramente. Ho ascoltato i segretari che dice che non sono stati guardati, non mi sbaglio. E allora come ho fatto quel dirigente a capire se già o non c'è l'aspetto organica della istituzione? Se non c'è problema? C'è tutta una serie di domande che se vengono poste in mano a consigliare in un contesto del genere possono portare solo a dei dubbi. Io lo dirò sempre. Però essere più trasparenti rispetto a chi ascolta, rispetto alla pubblicità degli atti, credo che oggi votare una modifica del piano triennale delle opere pubbliche, quindi rifare tutta la programmazione, praticamente tutta la programmazione, perché sono 12.700 euro, è la cosa ancora più importante, che sono punti che vengono dal PNRR. Quindi c'è qualcosa che non ha funzionato negli uffici, perché è tutto collegato. Qua sta parlando, stiamo parlando di opere pubbliche, ma stiamo parlando di bilancio. Quindi viene coinvolto un po' tutta la struttura, sia organizzativa dei tecnici che quella politica. E andiamo qua a dire ratifica. Credo che finisco il miglior voto che io possa dare, quello più collaborativo della stessa. Ringraziamo il consigliere. Chi che chiede la parola? Grazie Presidente, consigliere, spero di permetto di fare un appunto all'intervento, consigliere, il discorso è questo qui. Allora, abbiamo specificato nell'approvazione del bilancio di quello che è finale, effettivamente c'è un discorso ambizioso, ma siamo a distanza di un mese, no? Allora giusto per chiedere
il perché di certi tipi di variazioni. Poi non si è riuscito, perché io con programmazione che significa? Abbiamo riprogrammato tutto qua, non è tutta la sola, ma così è però abbiamo sentito, io la,
suoi, perché da quello che ho preso, da quello che l'ingegnere Carolino, anche il suo comune, ha accettato la cosa, non riusciva a arrivare in tempo della sua indipendenza, quindi stiamo di prendere il finanziamento. Ecco perché si è dovuta in una relazione con altri tipici scolastici. Sostengo questa scuola, non mi ricordo il nome. Sì. Sì. La parola è tanto giusto, diciamo. E chi chiede la parola? Mi sembra che sia nella lettera. Ma sono così di dire che ci vuole dire la lettera. Sociale, bene, andiamo a vedere. La parola la consigliere, la lei sarebbe il consigliere di legge. Passivi sono stati abbattuti di oltre 30%.
quindi l'impegno che chiedo a te in qualità delegata sulla programmazione scolastica è appunto quello di rifinanziare quest'opera che già ti sei conosciuto acquistata dalla Lettera si comincia appunto con l'obiettivo di ampliare la scuola che fianco queste donne che una serie di strutture di molto scelto quindi creare un unico popolo scolastico dell'istituto che trova per poi successivamente utilizzare la sede di molto scelto per altri istituti che abbiamo insomma anche alla fine di generale tutto assieme il punto di scelto quindi quello che è il ricambio di finanziare ok, grazie per il consiglio, ma adesso la parola alla consigliera Maria della Renta. Ma in realtà quello che volevo dire è che appunto è come parliamo all'alimentazione. Questa collaborazione testimonia che è un ufficio che lavora per il settore scolastico perché effettivamente nei tempi limiti di parere la sovrintendenza sta appunto come intuito rigirare su altri fondi per poter creare opportunità in seguito con l'avanzo per poter sostenere sempre quel progetto. Quindi il merito al dirigente, al settore che prontamente ha saputo corrispondere a quello che è un profilo strettamente normativo, giuridico che si pone al PNR, quindi è un complimento che va agli uffici. Ringraziamo la consigliera Bagnale, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione di questo punto che come si è stato sfisciato anche nella discussione appunto a prescindere dalla di determinazione di programmazione, però va nell'ottica della parte bene come tutti quanti perché siamo intervenendo solo esclusivamente per cercare di attirare finanziamenti, non perderli e fare delle opere comuni. Quindi almeno questo è da riconoscere nell'attività degli uffici, ma anche della politica che sta sempre dietro di loro. Quindi passiamo alla votazione di questo punto 7.7, la ratifica della variazione di bilancio. Per il porto di oltre 12.734.000.7 che ah, io scuso Massimo, perdonami, pensavo che c'è più, la parola alla consigliera Vedicia, ti chiedo scusa, non lo so. Ma giusto per annunciare il nostro voto di astensione su questo punto del giorno, nel condividere appieno la posizione che ha espresso il consigliere Guanci. E anche il suggerimento che voleva dare il consigliere Cecco, devo dire in sincerità mal colto dal consigliere Cioffi. A volte non comprendo alcune posizioni, sbaglierò perché voglio dire tutti quanti siamo fallaci. Dovrebbe arrabbiarsi il consigliere Cioffi quando diciamo gli uffici non riescono mettere in campo tutte le attività giuste per darci la possibilità di venire qua e votare diciamo, con condivisione, sempre mantenendo le giuste posizioni, con condivisione, invece quindi ricorda che c'è un intervento di suggerimento da parte di qualche consiglio, sembra che ciò la prenda come un reato di presa maestà, non è così. Dovrebbe arrabbiarsi da lei, ha detto, dovrebbe arrabbiarsi lei se gli uffici non riescono a prendere 400 euro per pagare i vigili del fuoco, quindi dovrebbe essere un controllo loro, già è difficile, già non è comprensibile che lo sappia io e non lo sappia lei, già è difficile che questa lamentela arrivi a me e non è arrivata a lei, non è arrivata a lei, e questo non è un confronto tra me e lei, il consigliere Cioffi, tra me e tra lei e la minoranza, è un confronto che lei deve fare con gli uffici, con la struttura, che devono avere i giusti complimenti, che devono avere i giusti mezzi, cioè chi collabora tanto è forte, non lo fanno, quindi devono essere nelle medesime condizioni, non lo fanno meglio. E non mette in dubbio assolutamente, nemmeno velatamente, che quello che vi ho raccontato, cioè i 1.000 euro che abbiamo fatto sicuramente al comune, sia una cosa, diciamo, detta da due anni, una cosa accaduta e certificata. Serietà. La stessa cosa che fa nei ragionamenti, noi utilizziamo l'avanzo di amministrazione, l'avanzo di amministrazione se vengono decide di utilizzarlo, quindi se potremmo anche essere d'accordo, per almeno farci capire come, perché, in che modo, quando, che spero che la prossima volta lo utilizzate magari per fare
una festa, mi chiamano, lo possiamo vedere, siamo d'accordo. Se parte il fatto 5 stelle, il consiglio ci ha affidato, ci non sappiamo, cioè, no, delle 5 stelle, quindi così ci ha affidato, non lo vogliamo. Oggi almeno non è, non si può venire non è per il Movimento 5 Stelle, per cui chiariamo un ragionamento. Il suo ruolo è quello di far funzionare alcuni uffici, ma soprattutto che già funzionano bene, come ha detto la consigliera Bagnoli, che sempre ha detto bene, non so ancora perché, però ha fatto bene, ma deve dargli i mezzi, perché se, come ho detto, è per rimuovere gli uffici scolastici in generale, gli studenti, o sull'importanza di risolvere, non deve arrabbiarsi. La stessa cosa qui parliamo di un decreto di una partecipazione a questo finanziamento che è del 2021 e che la certificazione di questi fondi è avuta a maggio, 18 maggio del 2023, città metropolitana ora a 18 maggio del 2021. Noi, come dicevo, ci mettiamo che nulla abbiamo provato successivamente a questa data, oggi ci troviamo a modificarlo, a variarlo, a riprogrammarlo, però voglio dire, avendo approvato il piano triennale quando il decreto ministeriale era già ormai atto, diciamo, conosciuto dalla struttura e soprattutto da lei, perché lei è deputata a conoscere queste cose. Ha detto che se vuole una mano, noi in commissione saremo ovviamente collaborativi, consigliere Cioff, però non si arrabbi con lui, si arrabbi o con lei stesso o con la struttura scolastica, ma la struttura in generale che non riesce negli ingranaggi, nei lacci, nei lacciuoli a trovare 400 euro da dare al CDF. Questo è il suo lavoro, non è il mio. Grazie. Ringraziamo il consigliere. Io volevo favorevolmente questo punto, a differenza degli altri colleghi dell'opposizione, appunto perché andiamo conoscendo la questione, anche nel principio che la consigliera delegata Milaria Bagnani si è preso per rifinanziare quest'opera che è importantissima a più su. Se non ci sono altri interventi, per dichiarazione di voto, consigliere Cioffi, siamo in fase di discussione. Presidente, come volete, io capisco che porta a me certi aspetti, certi interventi mi stimolano. Io ho usato di essere al massimo, il discorso è questo qui. Io capisco che in quest'Aula mi facciamo anche altri, giusto che sia così. Io ho visto di buon occhio l'intervento che tu hai fatto, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle commissioni. Sono convinto, sono fortemente convinto che probabilmente anche in commissione questa problematica che tu hai sollevato, che hanno fatto in 400 euro, si può accettare. Anche questo non è un modo bello di poter rivolgersi nei confronti. Io la cosa che ti dico è che noi ci conosciamo per questo motivo, poi Stelle, questo per l'altro, voglio dire, ognuno ha la propria storia, io non sono uno che crede la storia, perché la storia praticamente fa parte di ognuno di noi e quello che siamo oggi fa parte di noi, è frutto di quello che la storia abbiamo costruito. Io non rinnego i percorsi che ci sono stati, però si sperimenta nella vita, quindi bisogna andare avanti. Però sul discorso che dici, cioè noi ci conosciamo, quante volte ci siamo incontrati da questo punto di vista qua, politicamente per delle ricerche. Voglio dire, è bene che si sollevi qui, nell'assise consigliare, quello che tu sei portato, però se c'è un problema, e questo qui io lo specificato, non è il problema degli uffici che lavorano o non lavorano, gli uffici lavorano tutti, e purtroppo lo sappiamo benissimo, lo specificato tutti i consigli comunali, che gli uffici sono settidimensionati, soprattutto quello della scolastica, per tutto quello che c'è da fare. Ma lo sanno praticamente i dirigenti, lo sanno i funzionari che già abbiamo questo tipo di difficoltà, ma il razzo anche lo conosce questo problema, perché è così. Ma la cosa è più veloce, no?
Io non guardo l'opposizione e non guardo praticamente la maggioranza, lo abbiamo detto da inizio. E quando si tratta praticamente di scuole, quando si tratta praticamente di uffici pubblici dove ci sono i nostri figli praticamente, i figli della popolazione nostra, della formazione, ma se non fa, non è possibile, cantano 1.400 euro per fare questa cosa qua. Io sono venuto a sapere qui, poi è normale che non è che si possa sapere tutto di tutto, perché è una struttura importante quella che abbiamo di città metropolitana. Cosa che veramente vogliamo applicare lo spirito collaborativo massimo, basta una telefonata, ma anche per confrontarsi e vedere che c'è un problema, perché a volte dove non si può arrivare dal punto di vista istituzionale, perché mancano gli strumenti, quello che dicevi tu, ancora non esiste, nelle commissioni ci sono gli strumenti, ci sono altri tipi di strumenti che rapportano la conoscenza che c'è, perché da tempo dove tranquillamente si può fare una telefonata, ma è mai possibile, con un programma. Non rifinanziamo praticamente l'opera pubblica che manca 1.400 euro. È normale che questa cosa qua fa niente, quindi ti dico la verità, non si dà, non ce l'ho, non è aspro, anzi sono più rammaricato del fatto che probabilmente dobbiamo analizzare questa mancanza di comunicazione che ci sta dove sta all'interno della struttura. Perché qua ogni singolo lavoro della città metropolitana, la mattina viene di lavoro, però anche perché non funziona questa comunicazione. Probabilmente c'è qualche cortocircuito da qualche parte. Massimo, è lì che noi dobbiamo intervenire. Il nostro lavoro della politica non è praticamente andare a intervenire sulla singola persona, ma degli indirizzi. E dobbiamo avere questi indirizzi, se no vanno avanti. Il PD è cercato di fornire soluzioni, ma potrebbe essere della macchina amministrativa che deve avere scelto organizzativa. Noi possiamo semplicemente dire da politici l'indirizzo da dover dare, gli obiettivi da dover porre in essere. E, ove possibile, lanciare il grido d'allarme che nelle strutture scolastiche, nelle strade, che sono la maggior parte del bilancio della città metropolitana, come cosa abbiamo benissimo, ma non è questa è la verità. Perché non si riesce a dare il risposto. Questa è la verità. Però io sono fiducioso che l'amministrazione presente, Manfredi, sta lavorando tantissimo su questo aspetto. Anzi, gli inserimenti verranno fatti prossimamente. Soltanto che, lo sappiamo, la democrazia non è sempre amica anche dell'esigenza politica che poi questa esigenza politica non sono altro che stanze di legge. Quindi Massimo, tutto veramente, io accolgo la cosa che mi ha detto e lo prendo come spunto così, come anche l'intervento del consigliere Mocerino sul discorso della trasparenza. Ci voleva essere un sottolineato, ma è chiaro che qua non è un problema di trasparenza, era quasi uno stile quello che era stato sottolineato, però capisco anche dal punto di vista politico e per questo invece apprezzo praticamente il voto positivo sull'impegno che aveva consigliere Magnani e il consigliere Magnani, mi ha detto ho capito, non mi ho portato fuori il risultato dal punto di vista politico e quindi non mi astengo a voto positivamente. Consigliere, Presidente, normale il voto è positivo da parte del mio gruppo consigliato. Poi, questo ci sono altri interventi, parola di dichiarazione del voto del consigliere Mariano. Ma solo chiudere la dichiarazione che comunque ha fatto il consigliere, cioè secondo me è una dichiarazione grave, e il mio invito è alla critica dei fatti sia al consigliere Cioffi che a te per Pulcino come vice sindaco, per verificare chi funzionari per queste dichiarazioni e alla luce di quanti viene vicino. Che comunque la dichiarazione grave, che la rinnovo il progetto del 1.400 benissimo, quindi oltre poi un tempo che fa la dichiarazione della consigliera Bagnale perché le hanno mandato anche al segreto vivo al patrimonio verificare questo che è stato rappresentato in questa assise. E ci sono altri interventi? Consentite, se non ci sono altri interventi, in dichiarazione. Scusa, Presidente, sull'interrogazione fatta dal consigliere Marrazzo. E dopo? No, c'è la discussione. No, l'interrogazione, la conosci bene, se non c'è. Ok, quindi conosci bene la risposta. Allora, per fatto questo lavoro, perché se qua è una dichiarazione, non è una dichiarazione grave, non voglio prendere anche la. Rispetto a quello che ha detto così a Bagnano. Rispetto a questo, no, sempre il fatto personale, cioè che
interviene il parlamento del Tignano sul... Sì, no, tra il consigliere Magnani io ribadisco e confermo e ripeto quello che ho detto, ossia che gli uffici di questa progettazione dal gruppo al dirigente, intendendo coordinatore, non De Angelis, quindi, e posso anche nominarli, se non sbaglio la Marciano e la dottoressa ha detto Marciano e la Cicerone e il gruppo Giannino, se non sbaglio, sì, il gruppo Giannino di questa procedura hanno chiesto l'intercessione al comune di Casalmonte di rinunciare ai 1000 euro di diritti di segreteria perché hanno trovato difficoltà nel reperire i fondi dal patrimonio. E il comune di Casalmonte, io presente insieme al dirigente Giacco e al dirigente dell'urbanistica D'Angelo, che potranno quindi certificare quello che le sto dicendo, siamo convenuti che tra enti era possibile soprassedere sui diritti di segreteria in rinnovo di questo permesso a costruire. Quindi le ho raccontato nomi, cognomi, i presenti, i testimoni e il sottoscritto. E se io da sindaco sono stato molto, diciamo, favorevole, perché ovviamente un'opera pubblica sul mio territorio va valorizzata in ogni senso, per cui ho chiesto alla dirigenza del Comune di Casalmonte Napoli di soprassedere su questi diritti di segreteria, da consigliere comunale ho l'obbligo morale di denunciare questa perlomeno inefficienza o mancata comunicabilità tra i settori, perché non stiamo parlando del settore scuola o investimenti nella scuola, stiamo parlando del settore patrimonio che mette in difficoltà il settore area, in questo caso per essere precisi, che mette in difficoltà l'area degli uffici scolastici perché non fornisce i mezzi in un momento storico come questo dove stiamo parlando, che dobbiamo correre per finanziare, fare cose, certificare, e ci troviamo delle un po' delle difficoltà, degli ostacoli per discussione dei 1000 euro, dei diritti di segreteria o dei 400 euro che servono per la certificazione, l'autorizzazione ai vigili del fuoco. Questo detto, questo lo ribadisco, e mi dispiace che lei in una serie di interventi abbia preso questa vicenda come una questione personale e non abbia invece compreso la gravità di quello che sta accadendo, cioè che l'incomunicabilità tra aree porta a queste difficoltà. Mi dispiace che lei tenda a difendere potenzialmente l'indifendibile e non comprende insieme a me di la ricerca dei modi per fare in modo che questo non avvenga. In questo caso il comune di Casalmonte è stato accomodante, adesso parlo da sindaco, ma se avesse trovato un altro ente in cui ci viene l'impossibilità di fare la stessa procedura, staremo ancora a discutere. E se questo fatto non lo denuncia lei insieme a me nel Consiglio metropolitano, no? Invece di sottolineare l'inverso, è lei che non fa il proprio dovere rispetto al città metropolitano. È lei che non fa il proprio dovere. Va bene, certo. Allora, consigliere Ciocco, voglio contattare. Se siamo spaventati, perdonate, ci chiamo un attimo. Io non cerco da questo posto. Io non cerco da lei. Il rapporto amicale che do per scontato, consigliere, io non cerco da lei il rapporto amicale che do per scontato, io cerco da lei il rapporto istituzionale, sempre è giusto che io per risolvere una procedura debba chiamare un altro consigliere se è delegato a questo ragionamento. E non chiedo a lei il rapporto amicale, io chiedo che lei insieme a me e insieme alla consigliera Bagnato impegni le strutture alla massima collaborazione. Questo è il chiesto.
le strutture esattamente regionali, così le posizionò, che a fine dovrebbe stiamo entrando nella polemica, poi la discussione su fatti personali. Quindi non voglio assolutamente, quindi siccome rispetto alla dichiarazione della consigliera Bagnale che aveva detto di verificare, perché è stato detto in modo da vedere le responsabilità dove stanno, perché era questo il tema della sensibilità della consigliera Bagnale, forse si sta attraversando un altro modo, non di denuncia ma proprio di confronto e di capire. Quindi non lo interessa mai, ho capito benissimo il tipo di intervento, però appunto il consigliere che ha avuto la sua interpretazione. Per adesso cerchiamo di rimanere nell'ambito del tutto, perché dico la verità, quest'ultimo punto, perché anche se si è parlato di fatti che eventualmente riguardano i procedimenti amministrativi, chi fa la politica sa benissimo, siamo con la maggior parte di tutti quanti i sindaci, sappiamo benissimo in questo periodo di complicazioni, perché il PNR non aspetta nessuno. Il PNR non aspetta nessuno perché tutti i progetti che vengono posti in essere. E quindi mi devo complimentare, dico come vice sindaco di città metropolitana, con gli uffici, perché noi ci stiamo parlando della programmazione, perché altrimenti non troviamo le risorse. E con anche con favore l'astensione della minoranza, perché vi ricordo benissimo a tutti i presenti che una minoranza che fa l'astensione significa non è un voto contrario, ma bensì perché hanno verificato da parte loro delle incomprensioni, oppure hanno fatto una discussione rispetto a questi punti, ma non hanno votato contro, ma sono astenuti. Quindi mettiamo un consenso di questo Consiglio metropolitano e di come stiamo lavorando. Quindi vi prego, nascono giusto che vi nascono dei dibattiti all'interno dello stesso, perché noi siamo per questo punto qua, però questo tipo di votazione, sia alla fine come è stato fatto di creazione di voti, significa ci sta la unanimità di superare gli interventi, perché nessuno è contro ai lavori che devono fare la città metropolitana. Quindi vi prego di chiudere con questa discussione e di passare alla fase di votazione. Quindi passiamo alla votazione. Mi perdonate, va bene, considerare che avevo detto che non sono intervenuto. Allora io come capogruppo della Lega mi aspetto, perché non ho avuto tempo e modo di verificare tutto, però poi vi voglio ringraziare i consiglieri della posizione che mi hanno votato, è una cosa che un atto dovuto, ringrazio proprio per la fiducia che mi hanno dato e cerco di collaborare, cerchiamo di collaborare di più, perché comunque non avendo avuto il tempo e il modo di andare al gruppo di poterci confrontare su questa cosa, io come capogruppo della Lega mi aspetto un voto, non do un voto contrario. Grazie. Ringraziamo il consigliere, quindi passiamo alla fase di votazione. Chi è a favore? C'è anche il consigliere Tito. Chi si astiene? Si astiene il consigliere Alaia, Nocerino, Guanci e Pietriccia. Votiamo anche l'unità di sicurezza dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Nessun contrario, come prima. Passiamo quindi adesso all'ultimo punto, che è l'ottavo punto, che è l'interrogazione del consigliere assurda del consigliere Marazzi e del consigliere Pietriccia riguardante le problematiche del complesso scolastico istituto Martino Giuliano. Chi relaziona dei due presentatori? La parola al consigliere Marazzi. Grazie Presidente. Prima dell'interrogazione vorrei solamente ringraziare l'ex amministratrice della Unità di Gruppo, dottoressa Roberta Cibelli, per tutto il lavoro svolto in questi anni per l'Armenia e per la città metropolitana. E auguri in bocca al lupo a un nuovo amministratore di collaborazione. Sarò brevissimo. Consigliere Cioffi, che può prestare attenzione a questa interrogazione, con spirito, no, devo prendere. Questa è un'interrogazione per cercare di risolvere i problemi, andare a prima che arriva data, è tantissimo. Per quale motivo? Perché l'Istituto Marconi di Giuliano, l'Istituto Scolo, con una famiglia di 400 ragazzi, a seguito delle verifiche statistiche dell'immobile, effettuate quest'anno, cosa è avvenuto? È avvenuto che non è stato ritenuto idoneo sistemicamente. E quindi si è dovuto per forza di cose chiudere l'opera e spostare i ragazzi su quattro plessi diversi, già occupati dalle scuole, in orari pomeridiani. Questo che cosa comporterà purtroppo? Che se entro gennaio, quando si aprono le iscrizioni,
scolastico, quell'istituto non ha una sede, quello è un istituto che andrà a morire, perché i ragazzi non sanno dove, presso quale sede si dovranno iscrivere, che se vanno a fare una scuola nel pomeriggio presso altre sedi, si nasceranno quelle scuole lì. Quindi l'invito è, prima dell'interrogazione, quello di cercare di risolvere il problema entro una tavola, cioè dare un'unica sede, se è possibile, all'istituto, perché l'altra sede, se la scusate, se non ancora, è operante, ci sono oltre 150 ragazzi, ci sono oltre 1000 ragazzi che nel territorio originale in questo momento stanno compendo loro, docenti e genitori, enormi disagi. Il mio invito era, caro consigliere Cioffi, quando lei dice che sono arrivato da anni, quello di fare un tavolo tecnico non solo con i tecnici della città metropolitana, ma anche con i tecnici strutturisti che hanno verificato la non idoneità sismica, perché quello è un istituto composto da varie strutture, non è un'unica struttura, perché nella parte che è stata dichiarata sismicamente pericolosa è la parte del laboratorio, dove c'è la palestra, la parte dove ci sono gli uffici e altre aule possono essere utilizzate, ovviamente in massima sicurezza, perché in casi simili noi, unitamente alla facoltà di ingegneria, abbiamo messo dei rilevatori sui solari per verificare se i solari potessero o meno collassare. Però, quindi con una durata di 24 ore, sempre c'erano questi sensori. Perché la cosa più opportuna, se riusciamo, visto che sono 55 classi in quella sede, si potrebbero utilizzare 28 aule a doppi turni, però i ragazzi fanno doppi turni presso la loro sede, e quella è una sede che sicuramente in questo modo non morirà. Grazie. Ringraziamo il consigliere Tommaso. Un'altra cosa che non c'è di interrogazione, è sempre un invito al consigliere Cioffi. Purtroppo quest'anno, a causa di vari problemi, sicuramente le conosci, la città metropolitana non è riuscita a convenzionare le nostre palestre all'associazione esterna. A tutt'oggi le associazioni esterne non possono operare all'interno delle nostre palestre, perché l'obiettivo è sempre stato quello di aprire le scuole all'esterno, con l'associazionismo, quello che chiamiamo le palestre, che sono molto belle, che vengono utilizzate anche da squadre di serie B di pallavolo, pallacanestro, quindi questo sta creando un po' di disagio. Quindi se lei può intervenire appunto per cercare di risolvere questo problema, grazie. La parola del ringraziamo consigliere Marrazzo, la parola per la replica di interrogazione al consigliere Cioffi. Grazie Presidente. Consigliere Marrazzo, la ringrazio per questa interrogazione, ci dà la possibilità di poter far chiarezza soprattutto alla popolazione, no, giuliana, alle difficoltà che ci sono. Il percorso parte praticamente, almeno per quanto riguarda l'aspetto legato all'intervento che abbiamo potuto fare per le contestanze e le difficoltà che ci sono sull'istituto Marconi. Chiaro che le relazioni partono praticamente un poco più da lontano. Marconi abbiamo avuto delle difficoltà di carattere strutturale. L'ultimo sopralluogo che ho fatto la settimana scorsa con la nuova preside che si è insediata con il centro scolastico, ma anche sia con i tecnici della scuola che con i tecnici di città di proprietà, per vedere un attimo se era possibile cercare di capire il discorso di poter utilizzare gli ambienti, perché la relazione che ci è stata fornita già viaggiava inizio anno, che poi è venuta fuori e poi questo contesto appunto a maggio parla di impraticabilità di quella scuola. Poi quella scuola non potrebbe essere utilizzata, tant'è vero che anche la struttura amministrativa della scuola è in prorogazio e stiamo permettendo che rimanga soltanto la struttura amministrativa. L'edificio è in una situazione, devo ferro fuori appunto, che c'è proprio l'inagibilità. È chiaro che ve lo so benissimo, da questo punto di vista qua sa la condizione degli edifici, qual è. Sa benissimo che il Marconi ha delle forme di intervento che devono essere fatte per la riqualificazione stessa, perché è destinataria delle due forme di intervento, una della
per quanto riguarda le periferie, un altro del PNR, eccetera. Allora dico, se anche la scuola avesse quella agibilità che ci consentisse di poter lavorare sui gruppi turni come lei sta dicendo, comunque stiamo parlando di una temporalità e anche la sua a massimo, perché comunque se non ci fosse nessun problema, il tempo massimo si deve lasciare la scuola. Quindi capirà benissimo che quel problema legato anche al discorso delle iscrizioni c'è, ma il problema è altro, e dove devono andare. Questa difficoltà è caduta con una spada di carne all'improvviso, ed è chiaro che, e di questo intendo di ringraziare l'amministrazione di Giuliano, il sindaco Grosso, il consigliere delegato anche del Segre, perché la politica ha cercato di dare una risposta immediata, addirittura cercando delle soluzioni dal punto di vista anche strutturale che andassero un po' anche al di fuori della città di Giuliano. Ringrazio anche il sindaco di Merito per aver dato una disponibilità, a dove c'era praticamente un'assenza praticamente di proposte sul territorio stesso. Ora qual è la situazione attualmente? Ci siamo trovati a un certo punto a valutare delle possibilità, perché poi per lei conosce benissimo la procedura. Noi per poter acquisire un bene anche con i fitti passivi, nonostante l'amministrazione non crede abbia come scopo quello dell'abbattimento dei fitti passivi, ma questo è un discorso emergenziale che ci ha visto necessariamente dover ricorrere un'altra volta a questa modalità, perché ora non c'erano degli edifici pubblici immediati per poter agire, proprio il dito era uno di questi. Abbiamo visto già lo stesso cosa che abbiamo fatto. Allora è chiaro che a chi fa riferimento direttamente alla politica locale, no? Per cercare di capire se ci sono delle disponibilità. E poi abbiamo fatto anche la richiesta di attraverso una manifestazione di interesse per vedere chi era disponibile a darci dentro. Sa benissimo che a volte la desiderata di un proprietario è diversa da quella che sono le esigenze di carattere scolastico, perché magari hai tante stanze, però vai a una scala di 80 cm di larghezza e là purtroppo per le nuove norme che ci sono non è possibile metterci una scuola dentro. Gli edifici abbiamo visitato, tra questi si sono paventate due possibilità. La possibilità di poter andare tra queste strutture, una all'Ecclesia Finanza e un'altra praticamente una prestazione che è stata fatta anche da un altro privato, da Sant'Anna Felice praticamente, e poi ce n'è anche un altro che adesso per esempio si chiama Sant'Anna, tutti sanno, con la speranza che ci sia una mano in questa direzione. Però così a un certo punto siamo trovati nella necessità, dopo aver fatto 7 riunioni, quindi discorso di convocare il tavolo, abbiamo convocato con la politica, con i tecnici, con gli strutturisti, per poter capire quale potesse essere la soluzione. Ebbene, dopo 7 incontri che sono stati fatti, l'ultimo praticamente il 9 di settembre, cosa ci è venuta praticamente come soluzione? La possibilità di poter, sulla base della richiesta anche della platea scolastica, no? E anche praticamente della licenza scolastica, l'esigenza non dovesse spostare di fuori praticamente del territorio, perché la soluzione c'è, la struttura di Merito sarebbe stata una struttura che si poteva utilizzare tranquillamente, però è venuta fuori questa esigenza anche territoriale. Allora cosa è successo? Che comunque o Merito, o San Felice, o Sant'Anna, è chiaro che quando si deve fare degli interventi su delle strutture non è qualcosa che si agisce nel giro di mesi. Quindi quando le abbiamo fatto una manifestazione di interesse che è partita a inizio di luglio e si è conclusa il 27 di luglio, con l'ultimo incontro fatto, la definizione del 4 di agosto, capirà benissimo che se tutto va bene, e questa amministrazione ha stanziato anche delle variazioni di bilancio a livello superiore, nonostante non era deciso che si andasse lì, ma perché dovevano essere pronti comunque a fare in modo che questi alunni del 400 avessero una collocazione insieme ai 400 tra personale scolastico e personale alto. Solo che quel tempo passa, e siamo arrivati praticamente all'inizio di settembre, dove bisogna iniziare l'attività. Così è sapessimo che la DAD non può essere praticamente data se non c'è un'emergenza. No? Sappiamo che non c'era questa possibilità. Allora cosa abbiamo detto? Ci siamo interfacciati con un organo regionale, ci siamo trovati una soluzione insieme. E devo dire la verità, di questo ringrazio i dirigenti scolastici stessi della città
di Giuliano, ma anche l'assessore Fortini e anche il dirigente di Toracena. Lo abbiamo chiesto praticamente, come cosa fa un'idea, quella di far sì che i ragazzi del preso questo rapporto dai altri quattro strati. Piena disponibilità da parte dei ragazzi, sappiamo benissimo che è un sacrificio dover andare al pomeriggio soltanto a scuola. Questo consigliere, ma io penso che veramente questa interrogazione della direzione potrebbe spiegare alla popolazione. Allora il disagio di poter seguire un'attività sportiva, il disagio praticamente anche di una famiglia di lasciare un ragazzo, magari non un po' quello di prima superiore, ma più sicuro di quello di prima media, di primo superiore che viene dal percorso del supplemento. Sappiamo che ci sono disagi, però c'è tanto che non si preso in piedi. E con i dirigenti scolastici e gli altri. E praticamente con tutta la parte scolastica e anche con il dicembre, e se preso questi tipi che entro il 31 dicembre i ragazzi lasceranno le strutture dei quattro istituti ospitali per recarsi in queste altre strutture che ospiteranno i giovani, in modo da, o con turni che verranno fatti, da fare in modo che i Marconi abbia una vita propria all'interno di questi altri. Queste altre strutture che comunque necessitano di interventi, compresa anche quelle che in questo momento non è in campo, questi interventi che sono pari un paio di mesi, 2-3 mesi, forse solo anche dal punto di vista amministrativo per poter redigere un contratto, perché queste cose qua se le conosce meglio di me. Quindi alla fine cosa succederà? Viene dalla preoccupazione che crea che entro il 31-12 i ragazzi dell'Istituto Marconi si trasferiranno in queste due bande a tre strutture per poter continuare l'anno scolastico. Il Marconi che è oggetto di un intervento richiederà 3 anni per poter essere proseguito. Quindi comunque il Marconi come istituzione scolastica che ci sta stagionando continuerà ad esistere e ci sarà. È chiaro che sarà poi bravura delle strutture, cioè fare in modo che questa sia mantenuta viva con tutte le difficoltà. Però sappiamo benissimo che il Marconi il 31 marzo andava lasciato e poi andava ristrutturato. Allora la gente entrava la domanda nasce spontanea. Ma se sappiamo che ci sta comunque un'esigenza non dettata da un'emergenza, sono anche progetti, però sa, ci si poteva muovere praticamente un po' più per tempo su questa cosa? Io dico la verità, a me interessa solo una cosa, che c'è una soluzione, questa interrogazione mi dà la possibilità di poter portare l'attenzione a una soluzione che è arrivata, una soluzione che costa sacrificio, sicuramente, una soluzione che non è la soluzione migliore, è sicuramente la soluzione che in base a tutte le variabili che erano a disposizione. Fermo è stato il fatto che io sono convinto che tra 3 anni, ma questa probabilmente è una mancanza, diciamola così, che chi vive una delega come la scolastica e lei consigliere lo sa benissimo, noi siamo destinati alla segna di praticamente fare l'edilizia scolastica, che probabilmente politicamente raccoglie qualcun altro, però io ho una certezza, a me non interessa il raccoglio, mi interessa che quello che vediamo così, quello che lei ha seminato e quello che io riuscito a seminare, alla fine i beneficiari sono soltanto una parte di ragazzi, e i docenti che ci lavorano, Quindi grazie per questa interrogazione e se ci sta qualche altra domanda, qualche altro approfondimento, io sono a sua disposizione. Per mi vedo il Presidente, altri 30 secondi sul discorso delle palestre. È un grandissimo problema, facciamo chiarezza anche su questo. I certificati di prevenzione, incendio all'interno delle palestre, degli edifici scolastici, hanno una difficoltà. La difficoltà sta nel fatto che devono essere rinnovate, alcune normative sono cambiate, stiamo parlando di scuole nuove e scuole che stanno in edifici, per non parlare anche dei problemi quando si può subire la sovrintendenza su tutta una serie di autorizzazioni. Ci dovrebbe essere solo il vero limite a questo discorso che si stava facendo. Però mi permetto di dire, e qui Presidente, prendiamo anche l'impegno di città metropolitana, lo schema ogni anno di dover assegnare nuovamente a un'associazione che ogni anno
devi fare una domanda con tanto lavoro da fare, non è uno schema che non va bene, ma uno schema che non può funzionare soltanto in questa modalità. E l'impegno qual è, se le parassi che avevamo pensato? Quello di cercare di aprirsi anche a delle partecipazioni di carattere pubblico, perché una cosa è l'associazione che nasce oggi e inizia a fare il basket. Poi c'è tutto il tema legato ai campi scuro, poi tutto un altro aspetto che dobbiamo trovare. Parliamo di quello che adesso è. Nasce oggi l'associazione e noi abbiamo il massimo dal punto di vista sportivo. Ma quando ci sono associazioni che ci sono ventennali, trentennali, no? Penso alla schema, penso a tante piccole realtà, sull'ordinato e su tutta la provincia. Non è possibile che ogni anno si piace a fare una domanda. Ora dobbiamo anche modificare, da questo punto di vista qui, un po' l'aspetto legato al regolamento, dando la possibilità ai soggetti che hanno una storia, un'esperienza, che se vogliono fare degli interventi anche sulle strutture di città metropolitana, devono avere la possibilità, dal punto di vista, chiamiamola lavoro, imprenditoriale, organizzativa, legata alla loro attività sportiva, di fare anche la programmazione di un pomeriggio. Perché se ci danno una mano e mettere a posto una palestra, probabilmente ci dovrebbe essere anche la possibilità di avere un contratto che non è soltanto annuale, ma potrebbe essere triennale, quinquennale. E questa nuova possibilità non deve limitare l'altro. Dobbiamo ecco, aprirci anche altre due fronti. Non tutte le associazioni così, perché non tutte le associazioni non entrano, non tutte le associazioni. Per ora nessuno, però non tutte le associazioni hanno solo venerdì è convocata una riunione proprio per discutere anche con il comando provinciale dei vigili del fuoco in merito al rilascio dei certificati di risorse. Grazie. Grazie consigliere Cioffi, la replica per il consigliere Marlaccio. Grazie Presidente, grazie consigliere Cioffi. Allora, quando c'è la palestra sarò brevissimo, che sono problemi che da anni si pone e da altri anni sempre stato risolto facendo fare la certificazione stesso alle situazioni per quanto concerne le palestre. Quindi è un sistema già operato che funziona. Quello più veloce che si potrebbe dare. Per quanto riguarda la questione anche alla punta interrogazione, se ci si poteva fare prima l'esame di me, quella scuola è oggetto di finanziamento di 5 milioni, che porto anche di 1,4 milioni. La certificazione dell'indagine sismica che si può dare quest'anno, senza di quello non si potevano fare il progetto, tanto è vero che sono e stanno facendo i progetti. Poi la data del 30 marzo, è vero che la lavori non inizia il 30 marzo perché ancora dobbiamo fare la gara per fare l'inizio del 30 marzo, quindi possono pure iniziare il 1 giugno i lavori, quindi ragazzi completano quasi in quella sede e il prossimo anno scolastico, quindi quello di settembre, lo vanno a fare presso le sedi che si stanno trovando giustamente. Però io dico dell'esperienza, non ce la facciamo, solo l'intero programma, sì, questi esempi sono già in loro, già sono pronti per, no, se fossero già in loro, per essere occupati un attimo, l'intero programma, prima di tanto dopo di fare un contratto di locazione o di valutazione e quant'altro, mi appunto. Questa è la mia preoccupazione, arriviamo a gennaio, questa è una decisione, purtroppo, questi ragazzi. Non per suo lavoro, ma si troveranno ancora in questi quattro pezzi e quindi non faranno l'esenzione come su quello che era finito. Questa è la preoccupazione che dà. Nessuno sta dicendo che poi se posso dare, se posso non guardare, ma non di certo non può dire ci si poteva muovere qui, visto che quest'anno è arrivata la certificazione che ci dice che purtroppo quella scuola è inagibile. Quindi il termine si prevede, facciamo. Dove ci sono oltre i tecnici, chi materialmente ha fatto un'indagine sismica e statica per valutare se c'è, io penso che ci sia, un corpo che dopo dovrebbe lavorare almeno nel corpo classico. Chiudiamo la seduta di fare la domanda. Ok, quindi diamo chiusa la seduta, poi consigliere se si può fare su di voi. Successo qualcosa, magari siamo in ricerca.
Ah, non ci stessi, grazie. Per esempio, un'altra domanda.